Ah, che bello! Oggi mi prendo finalmente una bella pausa! Ah, quanto ho lavorato questa settimana! Ora mi metto qui, senza nessun video, senza unboxing, senza Arex... Vastatore! Ah, che? Ti devo far vedere una cosa! Ho girato un film! No, un altro film di Arex, no! Dai, questa volta è venuto bellissimo! E che film hai girato? Ho girato un film dell'orrore! Un film dell'orrore? Tu? Cioè, tu hai girato un film dell'orrore. Esatto, e fa davvero paura. C'era una volta un dinosauro molto triste. La vita fa schifo, nessuno mi vuole bene, è inutile essere felici. E il povero tirannosauro veniva sempre preso in giro per la sua eccessiva tristezza. Sei un brontolone, sei un brontolone. Io desidero vendicarmi di tutti quelli che mi prendono in giro. E come per magia, ad esaudire le sue preghiere, comparve una bellissima fata. La sofferenza è la mia compagna, la mia migliore amica. Allora ti trasformerò in una creatura abominevole e non ci sarà modo di tornare indietro. Te lo ripeto un'ultima volta. Sei sicuro di volerti prendere la tua vendetta a costo della tua vita? Sì, tanto la vita è brutta. Molto bene, allora il maleficio ha inizio. Salagadula, Magicabula, Bididibodidibu. Trasformati in vampiro come sei tu, Bibidibobidibu. No! E piano piano il vampiro iniziò a vendicarsi di tutti quelli che lo avevano preso in giro. Iniziò a vagare nell'oscurità in cerca di sangue. Non ti è bastata la lezione che ti abbiamo dato? Sei proprio un buono a nulla! Sei uno sfigato! Sei uno sfigato! Sei un dinosauro ridicolo! Hai capito? Ridicolo! Ah, aiuto! No! Io sono il conte Drarex! Trasformazione! Oh! In questo modo nessuno mi riconoscerà! Preparatevi a morire tutti! Conte Drarex tornò nuovamente triste. Sono stanco di bere il sangue degli altri dinosauri. Devo trovare qualcuno con cui fare amicizia. Oh, lì c'è un cucciolo! Farò amicizia con lui! Ciao piccolo, vuoi essere mio amico? Ma tu sei quello che beve il sangue degli altri dinosauri! Sì, sono io, però adesso ho smesso, ti puoi fidare di me! Aiuto! No, aspetta! Non c'era niente da fare! Ormai il conte Drarex si era costruito una brutta reputazione e nessuno voleva più essere suo amico. Così gli venne una brillantissima idea! Sarò il primo vampiro della storia a diventare vegetariano! Dovete sapere che oggi è Halloween. Oh mamma! Ma quindi oggi è il giorno in cui tutte le creature mostruose prendono vita! Esattamente! E in occasione di questa terrificante festività, oggi vi racconterò delle storie dell'orrore. Wow, mi piace! No, no, dai ragazzi, non scherzate con queste cose! Io ho paura! Pastatore, sappi che se mi faranno troppa paura, questa notte dormirò con te! Il protagonista della prima storia è il mostro di Frankenstein! Oh no! Il mostro di Frankenstein, no! La mia creatura è finalmente pronta. Oh, figlio mio, quanto sei bello. Cioè, oddio, bello, ovviamente si fa per dire. Mi aspettavo venisse fuori un essere un po' più carino, con un colorito un po' più acceso, dei denti un po' più dritti. Ma non importa. Ma
Giacomo, e ti è saltato in testa di far venire qui il mostro di Frankenstein? Beh, è per rendere più realistico il racconto. Tu sei tutto suonato! Ammirate la sua pelle verde, il suo sguardo feroce e la sua sete di sangue! Oddio, non riesco a guardarlo! Oh, è spaventoso! Oh, ragazzi, aiuto, nascondetevi, nascondetevi! Fatemi nascondere! Ah, sta venendo qui! Ti hanno mai detto che ti puzza un casino l'alito? Non per niente, però di tanto in tanto dovresti lavarti i denti. Ho capito. Però insomma, l'igiene personale è importante. Ma Alex, che stai facendo? Così rovini tutto. Gli stavo solo dando dei consigli. Ma tu dovresti essere terrorizzato. Senti, bello, non per niente, ma mi sembri un po' l'incredibile Hulk dei poveri. Ho capito, ma perché continui a fare questi versi? Cioè, anche io li faccio, però solo quando sono sul water a fare la cacca. Comunque ti consiglio di andare a farti vedere da un dentista bravo. Comunque non so se te l'hanno mai detto, signor mostro di Frankenstein, però hai un taglio di capelli davvero orribile. Aspetta, ci penso io. Arex Stylish in azione. Vediamo un po', e lo facciamo un po' così. E questo invece lo mettiamo tutto avanti, in modo da creare un effetto dark e penetrante. Poi lisciamo anche questa parte. E tada! Ed ecco un nuovo look per il mostro di Frankenstein. È bello, sobrio, raffinato e dona quel fascino tenebroso tipico della festa di Halloween. Perfetto per il dolcetto e scherzetto. Le creature in questione sono l'uomo ghiaccio e l'uomo lava. E anche loro sono proprio qui! Uomo lava, vorrei farle alcune domandine. No, Arex, che fai? Così rovini tutta l'atmosfera. È da una vita che sento parlare di questo uomo lava. L'uomo lava qui, l'uomo lava lì, ma alla fine che cosa lavi? Niente, sei solo uno scansafatiche. Mamma mia, quante storie! Alla fine cosa sei esattamente? Un lavapiatti? Un lavabagni? Una lavastoviglie? Insomma, ti chiami uomo lava, ma alla fine non lavi un cavolo. E comunque le mie scorregge sanno essere molto più letali di te. E sono anche più calde. Guarda! Oh! Scusa, signor uomo ghiaccio! Non sapevo fossi proprio dietro di me! No! Ho ammazzato anche l'uomo lava! Sei troppo divertente, Alex! Mi fai morire da ridere! No, aspettate ragazzi! Ma non dovrebbe essere divertente! Dovrebbe essere un'esperienza spaventosa! A me sinceramente non fa paura! Alex è così simpatico! Accidenti!